In un pomeriggio luminoso, io e mio marito siamo in terrazza. Lui legge il giornale e io ascolto i miei pensieri che girano a vuoto. Ad un tratto gli domando: dov'è nostro figlio Martino? Mio marito mi risponde: è in cucina che sta pelando della frutta. Io sbircio dalla porta della cucina e osservo mio figlio. Lo vedo lì, solo, con i suoi frutti davanti. Dico a mio marito: nostro figlio Martino è solitario come te, penso che diventerà come te uno scrittore. Ha l'animo dell'artista, ama ascoltare i suoi pensieri più delle parole degli altri. Mio marito mi dice: sai, nostro figlio mi ha confidato di aver scritto un racconto in cui è protagonista una giovane ragazzina. Mio figlio mi ha detto: sai, questa ragazzina esce dai fogli e si materializza, diventa reale e io me la sposo. Mio marito mi guarda perplesso mentre sono ritornata sulla terrazza e mi dice: dimmi, tu che sei psicanalista, pensi che nostro figlio abbia dei problemi nervosi? No, gli rispondo, sta semplicemente fantasticando il mito di Pigmalione. È normale che un artista desideri che i suoi personaggi, siano essi dipinti o scolpiti nelle parole o nella pietra, diventino reali. È il mito di Pigmalione. Parlami di questo mito, mi chiede mio marito. Ecco, allora proseguo io, immagina Pigmalione che ha davanti le statue che ha creato. È lui che le ha rese vere, che le ha rese reali, che le ha estratte dalla materia grezza. Perché non devono avere la vita? Perché devono essere puro sasso? Pigmalione le scruta, le osserva, le rimira. È lui l'artista, è lui colui che dal nulla ha tratto fuori l'essere. Quale soddisfazione più grande del poter creare? L'artista è un uomo che imita Dio, che imita il Dio. E Pigmalione lo sa perché conosce l'Olimpo delle sue divinità e sa che come il grande Zeus, anche lui, l'artista, può dare la vita. Ma vorrebbe che fosse una vita reale, una vita che respira, che pulsa. L'uomo aspira ad essere come il Dio. Ed ecco, c'è una statua femminile in particolare che colpisce Pigmalione. È uscita dalle sue mani che l'hanno scolpita con maestria. E allora Pigmalione prega Venere, la dea Venere. Orsù, tu che sei la dea dell'amore, infondi vita su questa statua. Io, Pigmalione, mi sono innamorato di lei. Io, il creatore, mi sono innamorato della mia creatura. Su, Afrodite, dea dell'amore, infondi vita in questo corpo di pietra. Così prega Pigmalione e medita tra sé dicendo: la mia opera è mirabile, ma sarà perfetta se il suo cuore pulserà. Se questo avverrà, allora io sarò come il grande padre Zeus. Sarò come lui, un creatore, un facitore di esseri viventi.
Ed ecco, Afrodite ascolta la preghiera di Pigmalione e infonde la vita nella statua. Il marmo freddo e rigido inizia a muoversi. Le membra inerti diventano vive. Il corpo di pietra si anima. La materia grezza si fa vivente. Ora quella che era una statua è una creatura che pulsa. È una donna nel cui corpo scorre sangue. È una fanciulla palpitante di vita. È una creatura che respira e ha un'anima. La sua pelle è liscia e luminosa. Il suo corpo rifulge di luce e bellezza. Ed ecco Pigmalione si inginocchia davanti a lei e la bacia. E mentre fa questo gli sembra di raggiungere l'estasi. Prima era una statua, ma ora è una donna. Lui, l'artista, ha creato la vita. Ha creato lui la donna dei suoi sogni e del suo cuore. Ha dato origine a una fanciulla di carne come lui stesso. Cosa può desiderare di più un artista? Ora Pigmalione è un secondo Zeus. È un artista che si sente Dio. È creatore di vita, di essere, di cuore pulsante. È artefice di bellezza. È facitore di vita. Qui mi fermo e rimiro ancora per un attimo mio figlio che monda la frutta. Mentre lo guardo, dico a mio marito: quindi hai capito, nostro figlio ha fatto come Pigmalione. Ma tutto ciò è avvenuto nella sua fantasia e lui sa che è fantasia. Per questo non c'è da preoccuparsi. Guardo mio marito con affetto e gli dico: Martino è un grande creativo come te. Penso che farà lo scrittore. E non dobbiamo togliergli l'illusione che le sue creature letterarie possano diventare vive. Questa fantasia è un'apoteosi dell'attività creativa. È un inno alla capacità di dare origine a forme, a parole, a immagini che sembrano vere. Mio marito allora si tranquillizza mentre io ancora sbircio mio figlio. E tra me sussurro: buon lavoro, piccolo Pigmalione.